Come inizio a raccontarvi questa cosa? Dicendovi che c'è una discreta confusione sui corretti valori di pressione da tenere. E prendo in questo due delle più importanti e più attente associazioni mediche statunitensi, quindi la American Academy of Family Physicians e la American Heart Association, quindi due delle strutture che maggiormente seguono questo tema. Inoltre, bisogna dire che trattare l'ipertensione, se pensiamo a quanta gente ormai ti dice prendo la pillolina e non sanno neanche cosa stanno prendendo per curare l'ipertensione, insomma, l'ipertensione negli Stati Uniti, come in Europa, come dovunque, è una tra le malattie più trattate e più farmacologizzate e controllate che possano esistere. Allora, in realtà stanno nascendo delle ambivalenze perché nel 2014 si raccomandava una pressione arteriosa di circa che doveva essere minore di 140 su 90 per le persone che avevano meno di 60 anni e 150 su 90 per quelle di età superiore ai 60 anni. Poi in realtà le linee guida dell'ipertensione dell'American Heart Association sulla base di alcuni lavori hanno detto no, deve essere minore di 130 su 80 per la maggior parte degli individui. Ora, c'è differenza fra 130 su 80 e 140 su 90? Sono sfumature e noi a volte non ce ne ricordiamo, ma proprio in questi giorni la American Academy of Family Physicians ha aggiornato le raccomandazioni riportando a 140 su 90. Non è un cambiamento da poco, perché? Perché in realtà per spingersi a 130 su 80 a volte bisogna usare una somma di farmaci, di sostanze in più che portano a eventi collaterali. No, non è detto che sempre andando per un controllo costante si ottengano solo effetti benefici. Spesso e volentieri intervengono questi elementi avversi, effetti avversi, che possono condizionare poi l'accettazione di un trattamento. Attenzione a quelli che sono gli eventi avversi, perché in realtà sembra poca cosa, ma per riuscire ad avere un'azione di abbassamento ulteriore della pressione quando già esiste un equilibrio, a volte effettivamente gli eventi avversi vengono aumentati, no? Vengono stimolati da un ulteriore utilizzo di farmaci e così via. E in particolare devo dire un po' alla confusione tra queste due società scientifiche, perché si basano su lavori scientifici di riferimento che hanno considerato degli endpoint differenti. Da un lato c'era il mantenimento di uno stato di salute generale, dall'altra la prevenzione della malattia infartuale in soggetti giovani. Quindi c'è una differenza logica, però bisogna che anche l'esperienza del medico che interviene debba poter capire la realtà clinica di ogni singola persona in relazione all'età, al peso e alle abitudini alimentari. Quindi è vero che esiste questa differenza, ma credo che il punto fondamentale è che abbassando troppo al di là di un limite personale si rischiano anche degli eventi avversi che non sempre sono da stimolare in modo specifico. Anche perché davvero bisogna tornare ad una individualizzazione della risposta. C'è un bellissimo lavoro italiano che è stato pubblicato ancora nel 2015-2016, tra l'altro fatto a Milano, in cui si è visto che dopo i 70 anni la pressione un po' più alta aiuta a vivere meglio e più a lungo. Vuol dire che dopo i 70 anni l'anziano deve stare. Cioè ha la massima possibilità di sopravvivenza e di vita più lunga a 160 su 92. Cosa significa questo e perché? Perché a volte capita di vedere persone che hanno 75 anni e stanno prendendo la pillola per la pressione da 3.000 anni, da un mucchio di tempo, e hanno pressioni a 120 su 70 che facilitano il fatto che cadano, che abbiano sbandamenti, vertigini. Allora, dobbiamo tenere da conto che sempre serve una personalizzazione. Un giovane che abbia familiarità, parlo di un 35enne, un quarantenne, che abbia familiarità con ipertensione, malattie cardiache, eccetera,
è bene che tenga 130 su 80, perché in realtà interveniamo anche su un controllo della malattia infartuale, dell'ischemia e su altri aspetti generali. Però ricordiamoci che la pressione fluttua, che nel corso della giornata noi dobbiamo sempre considerare un po' l'effetto medio. Quello che sta succedendo è che c'è movimento intorno a questo aspetto e quindi non è detto che la si debba abbassare troppo. Questo è il punto focale. Per anni si è detto abbassiamo, abbassiamo, abbassiamo. Oggi iniziamo a dire creiamo una modulazione sensata.